Pioli è in Europa, la Pioli è in Europa. Va bene, no. Prestazione aberrante. Aberrante. Io mi chiedo come possiamo giocare il campionato giocando così. Io mi sono a tratti, quasi quasi a tratti, volevo andare fuori. Per un semplice motivo che giocando così, anche andando agli ottavi, sprechi solo energia. E la partita, cioè, l'approccio iniziale non è stato cattivo, cioè non è stato poi così malvagio, così brutto, così da buttare via. Anzi, all'inizio abbiamo anche, a dir la verità, giocato bene. Il problema è che viaggiamo su due binari. O non tiriamo mai in porta, nel caso del derby, o dello Spezia, o tiriamo in porta e poi non ci tiriamo più. Questi qua erano veramente scarsi, cioè possiamo dire quello che vogliamo, possiamo dire, possiamo inventarci le peggio favole, ma sti qua erano veramente scarsi. Sti qua non mettevano in fila tre passaggi e siamo riusciti nell'impresa di riuscirci anche noi. Bellissimo, bellissimo, fantastico. Un commento di un interista su questa partita? Fate ridere, cioè, che devo dire? Siete passati, ma boh. No, dico che è Se... stata una prestazione veramente aberrante, cioè. Cioè, ragazzi, io ho visto. Se non era per Donnarumma, Il problema è che boh. se un'occasione così capita sui piedi di Mkhitaryan, di Dzeko, di Pellegrini domenica, Ma te la buttano in non è lo porta. scandalo non è stata la parata, che bella parata. È Ma stato. è stata la ribattuta. Cioè, a porta È praticamente stato anche. vuota. Guarda, ti faccio vedere. Ha tirato di sinistro, l'ha presa d'esterno e è andata in tribuna. Cioè, una roba così Ma poi proprio. come li abbiamo. Come li abbiamo lasciati arrivare a quella conclusione? Aberrante. Boh. Sul gol. Deserto, davanti non finalizziamo niente. Abbiamo fatto due tiri in porta, il secondo l'ha fatto Ibra. 3 minuti all'inizio del secondo tempo, un tiro che gliel'ha sparato in bocca. Ma davvero? Abbiamo fatto un gol in fuorigioco. Loro l'hanno fatto su un fallo. E se avessero tutte e due? Eravamo ai supplementari. Sono stra preoccupato per domenica. Preoccupatissimo. Perché stasera Roma non solo ha difeso il risultato, ma ha riempito ancora più di ciaffate di quanto non avesse già fatto giovedì scorso. E la cosa che mi preoccupa è che 3 anni fa, con il Ludogorets ai sedicesimi, con Riccardo Rodriguez in campo, con Musacchio, con chi c'era? Andre Silva, c'era Kalinic, c'era Cutrone. Sì, gli si fece una cosa come 5-6 gol a Ludogorets, una cosa del genere, 4, non mi ricordo. Però passiamo a fatica con la Stella Rossa, una squadra che è seconda in campionato. Purtroppo Pioli, in tutte le squadre con cui è andato, ha avuto sempre un periodo di esplosione e poi ha cominciato a scendere in picchiata. Anche con l'Inter lo fece, mi ricordo. Quando andava all'Inter Pioli fece dei mesi dove non perdeva mai, non ricordo quell'anno, dopo De Boer. Non so se ti ricordi anche te, Pioli arrivò, Sì. fece un periodo in cui non perdevano mai, e insomma, e poi hanno cominciato dal derby di Zapata più o meno ad andare in picchiata. Ci Cringe. siamo passati con un altro rigore che c'era, però non possiamo affidarci a questi episodi. Niente, il mio commento è questo: partita gestita bene per fino all'1-0, poi dopo siamo veramente andati in totale confusione dopo. Cioè, non abbiamo mai capito più nulla. Cosa che da 5 partite a questa parte sta succedendo, per dire la verità, perché come l'avversario spinge un pochino, non ci capiamo più niente. Il problema è che se il leader spinge e tu non ci capisci niente, sei parzialmente giustificato.
Però se spingi la stella rossa alla Spezia e tu non ci capisci niente, non sei giustificato. Perché puoi giustificarti se sei il Crotone. Io sono preoccupato per domenica. Anzi, di la verità, sono più preoccupato per domenica di quanto lo fossi sabato. Perché sabato scorso, la domenica scorsa era una sconfitta che ormai tenevo in conto di fare. E così è successo. Ma questa sarà ancora più pesante, perché tre sconfitte di fine al campionato non succede da quanto tempo? Da Giampaolo forse, ma anche prima. Giampaolo. E vediamo come andrà. Io sono molto molto preoccupato. E domenica sera spero che tutto ciò che sto dicendo sia veramente inutile. Perché domenica sera potrebbe essere o il punto di forza, la svolta per rialzarci, oppure il pedestro per affondare completamente. Come è il compleanno di Donnarumma? Sì, oggi Gigio fa 22 anni. Meno male, è andato di culo, dai, festeggiati bene, ho sovato il culo. Detto questo ragazzi, passate dal canale. Dal canale, passate. Canale. E ci vediamo domenica sera. Anzi, forse ci vediamo domani con un videozzo. Giusto. E al massimo ci vediamo domenica col post partita di Milan-Roma. Di Roma-Milan. E più non so se fare live reaction, ma mi sa che demolirò a casa e me lo censureranno. Detto questo, buonanotte a tutti.